Noi ora abbiamo anche un'anticipazione, invece, vi parliamo di quello che stanno facendo i cappuccini nelle terre devastate dal terremoto. Tra l'altro, domenica prossima, 26 marzo, in tutte le chiese si pregherà e si farà una raccolta proprio per questo motivo. Vediamo. Il 6 febbraio scorso un violentissimo terremoto ha colpito la regione al confine tra Turchia e Siria, causando oltre 46.000 morti accertati e gettando i sopravvissuti in una situazione drammatica di necessità. Intere città quasi completamente distrutte, con grandi difficoltà nel reperimento di cibo e acqua e condizioni climatiche complicate soprattutto nelle zone montane. Anche la rete delle Caritas è attiva nella regione, dove il sostegno alla popolazione è complicato anche a causa della guerra persistente in Siria. I vescovi italiani hanno indetto una colletta speciale che avrà luogo domenica 26 marzo in tutte le chiese del nostro paese, come segno concreto, così scrivono, di solidarietà e di partecipazione di tutti i credenti ai bisogni materiali e spirituali delle popolazioni terremotate. Tra le presenze della Chiesa cattolica in Turchia vi è quella dei frati minori cappuccini, storicamente legata alle fraternità dell'Emilia-Romagna, ma nella quale operano attualmente anche frati provenienti da vari paesi del mondo. Tra le missioni più significative è quella della biblica Antiochia, città rasa al suolo dal sisma, il luogo in cui per la prima volta i discepoli di Gesù vennero chiamati cristiani e dove oggi è presente una piccolissima comunità cattolica. In questa fase di emergenza, i frati, insieme alle famiglie cristiane, si sono concentrati nel convento di Mersin. Sì, appunto, era una città molto antica, tant'è che forse si può dire una delle prime comunità cristiane sicuramente del mondo è nata e sorta in questa città, ed è lì appunto che per la prima volta i discepoli di Gesù furono chiamati cristiani, quindi è una città molto importante per noi. I nostri frati erano presenti nel quartiere, nella parte più antica della città, in una specie di piccolo borgo, creato comprando diverse case anche abbastanza antiche, nelle quali avevamo realizzato una piccola cappella e delle abitazioni anche per la comunità locale. E il terremoto, soprattutto la seconda e la terza scossa, hanno creato dei danni molto molto importanti alle strutture che sono al momento inagibili. I due frati che abitavano lì, che sono padre Francis e padre Royston, entrambi indiani, dopo le ultime scosse, dopo aver un po' messo al sicuro tutte le persone, un po' della comunità, avere raccolto un po' la comunità, anche loro si sono trasferiti qui a Mersin. Adesso sono a Izmir per un periodo un po' di riposo e di recupero anche psicologico, e la comunità in gran parte si è trasferita qui a Mersin. E quindi i cristiani di Antiochia, che era una piccola comunità che viveva a stretto contatto anche con la Chiesa ortodossa e con la Chiesa anche protestante, diciamo che era una piccola comunità quasi ecumenica. Gli abitanti, quasi tutti cristiani, si sono trasferiti o da parenti in altre città oppure li accogliamo qui da noi, anche perché oltre alla maggioranza delle case della città, anche la Chiesa ortodossa e la Chiesa protestante sono completamente crollate. Quindi la città è chiusa praticamente, è una zona rossa, ecco, inagibile. Non c'è acqua, non c'è elettricità in Antiochia, è veramente una situazione molto grave. La gente, come noi anche parliamo con questi che vengono e partono da Antiochia, loro dicono che vivono fuori di città. Non esiste vita quasi in città. E le persone ci raccontano che adesso anche uno dei problemi molto grossi è quello che ci sono appunto questi sciacalli che girano per la città andando a rubare quel poco che le famiglie avevano ancora dentro le case. Ecco. Quindi è una situazione in quella zona lì veramente brutta. Ci sono alcuni campi di tende fuori nella periferia della città che la Protezione Civile turca. Lì vicino ad Antiochia c'è anche il campo italiano della Protezione Civile italiana. La regione del Piemonte ha regalato un ospedale da campo che è stato montato proprio vicino ad Antiochia, c'erano i nostri vigili del fuoco e la nostra protezione civile. Quello che adesso su cui bisogna vigilare tantissimo sono le comunità cristiane, perché cioè, la chiesa non sono gli edifici e le pietre, ma sono i Le cristiani che persone. vivono qui da migliaia di anni. E questo è un periodo rischioso, secondo me, perché la tentazione di molti è quella di andare all'estero, di trovare
diciamo, rifugio o un po' più di sicurezza, magari presso parenti che vivono fuori dalla Turchia, anche perché tra di loro c'è questa sensazione di essere aiutati meno delle altre persone. C'è una grossa solidarietà interna tra le chiese, tra le persone, come qui da noi, dove ne sono stati accolti un centinaio, adesso molti hanno trovato altre sistemazioni, siamo una quarantina che vivono ancora qui al convento di Mercy, però molti appunto hanno questa tentazione di andare all'estero perché lì si vive un po' meglio. E questa cosa sarebbe molto molto rischiosa perché le chiese le fanno le persone, non tanto le pietre. Ringraziamo anche l'Italia e la Caritas perché da subito si sono fatti presenti attraverso la Caritas italiana, poi la Caritas internazionale e poi attraverso chiaramente la Caritas Turchia e la Caritas qui del Vicariato dell'Anatolia. Anche noi cappuccini come ordine stiamo cercando di raccogliere appunto fondi e c'è una risposta molto bella attraverso i nostri centri missionari, attraverso le varie realtà dei nostri conventi. Quindi direi che l'aiuto per ora non manca. Quello di cui ci sarà bisogno è sicuramente nella seconda fase un aiuto sia economico ma anche umano e morale per ricostruire questo tessuto sociale cristiano che ha resistito per 2000 anni e deve resistere ancora in Turchia, ecco.